Giochi di Contrada 2018 ritorna la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la Contrada di Riva Grassa, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Dopo un anno si catona ancora qua per presentare il piatto. L'altro anno l'hanno andata bene. Avevo già fatto il primo premio, meglio di così. Sto anno si sarei in manco dell'altro anno. Non capisce perché, non importa. Allora mi non so cosa che cosa stasera. Ti presenta il covo e ti dice lui cosa che il cos. E dopo mi ti spieghi come che l'ha cotta. Avanti che dove? Avanti che dove? E allora ti presento il nostro cuoco di Riva Grassa, perché ormai è il cuoco ufficiale. Stasera la che sarà una sorpresa. E allora se può spiegare da lui cosa che ha intenzione di cosere. Tanto la giacca brucia l'olio. Non so cosa che possa cosere stasera. E allora dai, Evi. Questo anno fa un gran piatto della tradizione, con soppressa e ricotta con la polenta, come si usava una volta tanti anni fa. Per fare questo piatto qua non serve tanta roba. Le roba che in tutte le case le genera. Perché l'ora genera? La soppressa perché tutti copiamo porcelli. La latta genera perché tutti avevano la stalla con le vacche e fai al formai e dal formai dopo tira fuori la pugna. Sicché per cambiare un po' il sistema del magnar, fai che? I fai una polenta, se l'ora gli fai anche la boia. Insomma, mi chiamo più polenta alla boia, non è che sia che mi piace dir boia, ma insomma è un piatto nostro. Questo era un piatto che ti mangia polenta, soppressa e pugna, e tu salvi il formaggio a pancolpo, perché la pugna è la sola, fatto come mangiarla. E dice che chi che mangia pugna non sta neanche in piedi, è lo vero o no? E allora lui al soffrigge, no, al sfride, al rosolea la ceola. Arrosolea la ceola. La rosolea. Vuoi parlare in dialetto? Arrosolea la ceola, mi tiendo la ceola sulla teccia. E allora l'ha aggiunto l'olio perché quello prima lo aveva fritto, consumato. Finì. Adesso che l'ha rosolata la ceola, gli donta la soppressa. Gli donta la soppressa e con quella gli saporis la ceola. Grazie a Sara lì. Dopo sfuma col vino bianco anche l'ale. Mi secondo me al vino al batrat perché lì è un po' una cultura nostra di Segusin. Angiotè de vino che è una santa di carica, agli saporisse al piatto, è nato a capire perché non serviria neanche al vino, però al genè è il meton, ecco, tutto là. Tu capi? Adesso metti la pugna. Al vino serve per sfumare la soppressa, se no la sa sì, proprio sì. No, perché potrebbe... Ma, sì, buon. E la cipolla per saporire, e dopo con la cottura, magari tre quarti d'ora, un'ora, che viene buona. Questa è la polenta tendra, che si così se che c'è mia boia. Acqua, farina, poca, e sai, è ben cotta, tutta là, perché la polenta la inserì più dura. Ti dico che sto anno non dice a tu capino, a tu capì. L'altro anno dice sempre a tu capì. A tu dici che sto anno non te l'ho più vita. Ho capito che ave capia. Sono dovuto misiarla perché, giustamente, adesso non serviva neanche a misiare perché le teci ampi e aderenti. Però una volta le tecce le era d'alluminio, in un minuto le si tacchia. E allora voleva che tu ti ammissiesse sempre, perché dopo si aveva da bruciare. Perché i dischi, chi che fa da mangiare, che sa far da mangiare, lui dopo era le tecce antiaderenti. Ciò vuol dire che era più bravo una volta di adesso. Ti tu mi tira dopo quel che vie, ma non importa, no. Mi parli, ha ben per parlare, guarda. L'unico mestiere che so far bene è parlare. Ben. Parlare per modo di dire. Dopo me da ora che mi si è arrivato qui che dispensa. E tu che hai pulito? Così stasera tu ti mangi boia e pugna. E soppressa.
Questo è il nostro piatto pasta sera, è l'impiatto che a Segusin tutti lo mangiano, insomma, è l'impiatto da Poiret e anche non fa né gras, né bene né male. E allora guardamo, la polenta non la ingrassano perché la buia la cordon, la feo la timbua la panza, la pugna la è magra, l'unica che ha una sostanza è la soppressa, tutto là. Adesso buon cena con quel che è vigna pareggiato, non è in granché mia, ma insomma dai, all'impiatto che i giovani non conosceva e i vecchi erano capaci di pugna, di boia e di soppressa. Adesso una bella fotografia con i pochi che sono e chissà che in altro anno sono di pia. Vota il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando su Facebook o su YouTube, oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando dai siti internet. La finale tra le borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 20 presso la 114esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Per partecipare alla serata e fare parte della giuria, inviare un messaggio WhatsApp, SMS o telefonare al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.